apre il convegno il presidente, il segretario della sezione Briganti di Castel San Giorgio. Buonasera, sono Biagio, sono il segretario del circondario Briganti. Allora, vedo una discreta partecipazione perché, visto gli eventi, purtroppo Santa Maria a favore, la sagra a Castelluccio, un'altra sagra a Bracigliano, insomma siamo pieni di sagre, forse se si mangiava eravamo di più, però chi sta qua significa che vuole scoprire o capire quello che è stato il Sud una volta, la propria identità. È solo attraverso la cultura che si scopre l'identità. Noi ci stiamo provando, abbiamo voluto farla qua perché questa è la piazzetta intitolata all'ultimo re di Napoli, Francesco II di Borbone. Sapevamo anche che forse la partecipazione sarebbe stata minore rispetto all'anno scorso, però noi abbiamo scelto questa location, siamo orgogliosi di essere pochi ma buoni, come si suole dire. Stiamo provando a riqualificare questa piccola area adibita a parcheggio, ma insomma stiamo avendo dei problemi burocratici. Abbiamo avuto, non voglio fare politica ma mi duole dirlo, e mi fa piacere, il coraggio dell'amministrazione Longanella quando rappresentava il comune, che ha voluto fortemente intitolare questo largo a Francesco II, e anche all'amministrazione San Martino che in quei pochi mesi ci ha dato la possibilità di poterci far gestire i cordoli stradali, abbellirli con le piantine. Ci prendiamo cura con gli altri amici oltre a me, i saluti del nostro presidente che sta in Norvegia per motivi di lavoro, a cui porto i saluti. Ci sono altri componenti, c'è la professoressa Lucrezia Amideo che è la nostra vicepresidente, ci sta Giulio Alfano, Lucio Fimiani, Anna Ciancone, poi ci sono i due soci onorari, quelli là che veramente sono onorari doc, Vincenzo Cibelli e Gerardo Pecoraro, sono quelli che curano e ci stanno addosso perché non facciamo brutte figure nel curare i cordoli. Matteo Pecoraro, Costantino Napoli, Rosaria Ciancone, abbiamo avuto 20 iscrizioni negli ultimi tempi e questo ci fa un grande piacere. Vedo gente proveniente da Scafati, da Bracigliano, un poco da altre località, da Baronissi, e questo ci fa piacere perché, come sempre, Castel San Giorgio non è che risponde a questi tipi di eventi. Veramente vi saluto di cuore per la vostra presenza. Questo ci spinge a poter l'anno prossimo sperare di migliorare questo evento. Ringrazio Giancarlo Rinaldi che rappresenta l'Ordine Costantiniano di San Giorgio, che è qua presente come sempre e ci sta vicino. E porto i saluti anche del Marchese San Felice di Bagnoli, a cui mi ha mandato un'email poco fa, il Commendatore Saleni da Capua, quindi come almeno un saluto per email, un saluto telefonico fa sempre piacere. Passo la parola al moderatore Capuano Camillo, dottor sociologo, il quale ogni volta che lo chiamiamo sta sempre a disposizione. Antonio Ciano ormai ci accompagna continuamente nelle nostre avventure o disavventure sul brigantaggio. Domani sera alle 20:30 c'è la messa e seguirà poi la commedia Franceschiello in un Amleto Re di Napoli con l'attore Carmine Borrino. Vi ringrazio tutti quanti di cuore. Io accompagno con molto piacere Biagio perché lui è uno degli organizzatori più veloci, più bravi che ci sono a Castel San Giorgio. Quindi quando si organizza un convegno a volte non partecipano molte persone, non partecipano gli istituzionali, però il convegno riesce sempre perché noi parliamo di una cosa che anni fa noi iniziamo nelle scuole. Con delle medaglie che noi davamo a chi parlava della storia del suo paese. C'è una cosa che è iniziata tra me, Biagio Salvati, il professore Di Pace ed altri, che non ci ha mai lasciato come identità, perché questa cosa qua era fondamentale per far capire ai giovani, partire dai ragazzi delle scuole elementari e poi medie, che la prima cosa da fare è studiare la propria storia, non la storia dei piemontesi come ci insegna e ci insegnano i revisionisti storici e ci insegnano quelli che si occupano del meridionalismo, che
che purtroppo non hanno mezzi e non hanno sostentamento per il loro lavoro. Noi che cosa volevamo fare illo tempore? Dare delle borse di studio sia ai ragazzi delle scuole medie, ai ragazzi delle scuole elementari e agli universitari, per studiare la storia del circondario, della zona dove noi siamo nati, della vera storia, della nostra storia. Invece no, sui libri io penso che noi studiamo la storia dei savoiardi e la storia dei piemontesi, non studiamo la nostra storia, perché la nostra storia è stata resettata. Io penso che qua siete tutti che amanti del brigantaggio, eccetera, eccetera. Voi sapete che la nostra storia è stata resettata, noi non abbiamo più una storia. Per conoscere la storia bisogna passare 3, 4, 5 anni di studio e trovare le persone giuste che hanno studiato sui libri giusti, oppure fare come prima, come Aprile, Pino Aprile, che ha fatto ricerca e l'ha fatta anche bene. Quindi stasera qua noi siamo per riflettere sulla nostra storia e, come ho detto altre volte, l'abbiamo fatto, ma la storia per mutare ha bisogno di tempo e ha bisogno di persone esperte che parlano di storia, storia studiata, storia ricercata. Io stasera introdurrò il metodo deduttivo, perché molto spesso noi, per capire chi siamo, per capire la storia, dobbiamo vedere chi siamo adesso. E chi siamo adesso? Noi siamo un popolo con un'identità rotta, identità resettata, un'identità scassata, dico io. Quindi noi questa identità la dobbiamo recuperare. Una volta recuperata siamo più forti e avremo e otterremo più rispetto dagli altri. Per questo io il primo intervento lo vorrei far fare proprio alla professoressa Amideo, perché ci parlerà del che cosa significa studiare la propria storia, la storia di un territorio, di una località. Noi abbiamo questo castello qua dietro, no? Sfido chiunque, amministratore, non amministratore, persone politiche, persone anche storiche, sapere chi è che è stato il signore di questo castello qua dietro. Chi è che ci ha difeso il territorio, anche se era un normanno oppure era un longobardo? Il nome di questa persona, anche faceva parte dello Stato di Mercato San Severino, di San Severino, però il nome e la storia di questo qua che sta qua dietro, questo castello, nessuno lo conosce, tranne forse il priore che si è messo 20 anni a studiare, eccetera, eccetera. Prego, professoressa. Allora, io innanzitutto saluto tutti e vi ringrazio di essere qui per condividere questa pagina di storia. Di storia vera, andando un po' controcorrente, così come dice lo stesso Lorenzo De Boca o dicono gli storici revisionisti, c'è una storia veramente controcorrente. Perché? Perché ha portato a galla quella che è la costruzione di un'unità d'Italia che è costata veramente sangue, soprattutto al Regno delle Due Sicilie, a quello che era la nostra nazione negli anni che vanno dal 1800, dai primi diciamo dell'Ottocento fino al 1861, anno in cui i Borbone, che all'epoca erano sovrani, dovettero lasciare perché venimmo ad essere invasi appunto dai piemontesi, oltretutto ad essere diciamo invasi senza neanche un proclamo di guerra, quindi in maniera del tutto illecita. Però prima di andare proprio nel cuore dell'argomento, la mia esperienza personale come docente. Benissimo, noi quando apriamo i libri di storia, soprattutto chi ha fatto un percorso come me, ha voluto fare un percorso, perché mi sono sempre interrogata sui fatti storici, non mi sono mai fermata ai libri di testo e da sola e poi con l'aiuto ovviamente di quelli che erano gli amici del circondario Briganti, il fatto di continuamente di seguire i convegni con Pino Aprile, con Ciano, con Lorenzo del Boca, con cui siamo stati anche in contatto telefonico, con Jean-Noël Schifano, insomma in breve veramente gli storici revisionisti, che si dica che vengono chiamati storici senza patente, come dice Lorenzo del Boca, perché non sono storici, più delle volte non sono storici accademici, però sono storici perché, secondo il mio punto di vista, colui che ricerca le cause e analizza gli effetti
chiaramente e fa opera di investigazione, perché lo storico deve essere un investigatore, deve analizzare oggettivamente i fatti e quindi addivenire a delle conclusioni che dovrebbero essere oggettive e mai soggettive. Però esiste la storiografia, che è anche un modo di intendere e di dare una certa interpretazione della storia. Noi siamo stati danneggiati perché, ripeto, ritornando al mio lavoro di insegnante, di docente delle scuole medie, mi sono resa conto che i libri di testo dicono veramente ancora oggi, con un fiorire di documenti che escono da archivi di Stato, archivi militari, dall'estero soprattutto, questo lo diceva fino a aprile nell'ultimo convegno, soprattutto, e lo diceva anche Ciano, no? Lo dice anche Antonio, si trovano documenti addirittura fuori dal nostro paese. Ebbene, davanti a una mole che ancora poi deve essere, parte è stata analizzata, una piccola parte, Antonio poi ce lo potrà dire, ma grandissima parte non è ancora analizzata, riportare sui libri di testo delle fandonie veramente, e fra poco ne dirò qualcuna, credo che sia veramente, siamo ancora in fase di una storia negata, e come dice Lorenzo Del Boca, ma questa è un'Italia bugiarda, cioè è stata costruita su delle bugie. Quindi l'Italia, la gente del sud è stata ingannata, non solo derubata, poi vedremo che sorta di colonizzazione abbiamo avuto. Però non per essere estrema, ritorno sul discorso di alcune fandonie che si leggono ancora oggi sui libri di testo. Si parla che l'unità d'Italia era un fatto quasi dovuto, ricercato forse anche da noi, dicevo con Lorenzo Del Boca, ma non mi sembra che il popolo, la nazione napoletana avesse chiesto di far parte di un'Italia. E Lorenzo Del Boca, scherzando, mi diceva: guardi, neanche i piemontesi. Al che eravamo in due a dire la stessa cosa. Parlo con persone di cultura nel Veneto e mi dicono che non amano per niente Garibaldi e che sarebbero stati meglio se fossero stati anche loro lasciati in pace. Quindi alla fine che cosa si viene a creare? Io noto che c'è, al di là del fatto, va bene, siamo tutti cittadini italiani, rispettiamo le stesse leggi, è anche giusto che sia così, però dentro di noi ci sono ancora dei ricordi, degli attaccamenti storici, dei modi di sentire, degli usi, dei costumi così diversi, che noi rispettiamo, e viva Dio che rispettiamo la nostra lingua napoletana, viva Dio che rispettiamo i nostri dialetti, che sono delle vere e proprie lingue, perché nella lingua c'è tutta una storia. Perché in questo momento è importante ricordare quello che eravamo noi e anche gli altri? Perché in pieno clima di, io ho riflettuto su questo, ho letto libri anche sulla globalizzazione, qui c'è un sociologo, la globalizzazione porta addirittura all'alienazione, perché c'è quasi una perdita di identità se le cose continueranno e si diventerà poi soggiogati dalle multinazionali, il land grabbing e quant'altro. C'è una perdita di identità anche delle proprie radici. Vedete, la nostra, che è una dieta mediterranea, sta quasi scomparendo, non dico, si deve per forza parlare di dieta mediterranea, ma perché quando si parla di un argomento e si dice stiamo attenti perché la dieta mediterranea è un patrimonio dell'umanità e la dobbiamo mantenere, allora è scattato già qualche allarme, cioè vuol dire che la dieta mediterranea non è più seguita, e sfido chiunque a dire a casa mia si fa una dieta mediterranea così come si faceva 50 anni fa, 60 anni fa. In questo noi abbiamo fatto una ricerca con i ragazzi della mia classe, siamo risaliti a quello con le interviste. Ecco, questo significa recuperare la nostra storia, e i ragazzi si sono meravigliati perché certe cose che noi diamo per scontate, sì, la dieta mediterranea, mangiavano i legumi, come cucinavano, le vecchie fornaci, le fornacelle, cioè hanno riscoperto un mondo. E non mi dite che i ragazzini vogliono stare solamente legati al computer o a qualche altra cosa, sicuramente quella fa parte della loro vita, però
però vogliono anche capire, sono curiosi di umanità e quindi la riscoperta dell'umanità. Nel pieno di questa globalizzazione, la riscoperta del nostro passato e del nostro passato anche, ecco qui, parlare dei briganti significa anche parlare non solo di persone violente come o criminali o quant'altro, ma significa anche parlare di persone che hanno lottato per la loro patria, quindi potrebbero essere degli esempi e ben vengano questi esempi. Persone che si nascondevano nei boschi, che avevano, dice Rocco Scotellaro, per cuscino una pietra, cioè immaginiamo. E sotto quest'ottica di revisione storica io sono andata a rivedermi anche la letteratura. Io poche sere fa rileggevo la novella, invito voi che siete persone che so che leggete tanti libri sul revisionismo, di andarvi a leggere un attimino la novella, una novella che ha scritto lui, novelle per un anno, in cui, che si intitola L'amante di Gramigna. Gramigna era un brigante che siamo nel 1000, quando viene pubblicata questa novella, siamo nel 1880, quindi siamo già ben lontani da quella che è stata l'Unità d'Italia. Eppure, sebbene Verga non può parlare bene dei briganti e non può parlare male dello Stato, della nuova, di questo Stato che oramai si è formato, però se voi leggete c'è tanto di non detto e tanto di detto e come detto, che addirittura io, leggendo la prima parte, non potevo fare a meno di ridere, perché c'è questo Gramigna che scappa, si nasconde a destra e a manca, seguito da chi? Fa l'elenco, lui fa l'elenco, cioè io l'ho trovato addirittura, scusate, come per paradosso, quasi divertente. Dice dietro, Gramigna sgusciava l'oro di mano, carabinieri, soldati, militari a cavallo, e lo cercavano e se lo cacciavano come una mala bestia per tutta una provincia, di giorno, di notte, a piedi, a cavallo e col telegrafo. Cioè dice addirittura, a piedi, a cavallo, di notte, di giorno e col telegrafo, cioè lo cacciavano col telegrafo, cioè sembra quasi un controsenso, no, tra una cosa e l'altra. Quindi i libri di storia dicono delle corbellerie, continuano a dire delle corbellerie, tocca anche al docente di intervenire. Poi dopo vediamo è stata molto brillante, quindi dopo l'enfasi, perché c'è passione in questa voglio storia, voglio prendere uno spunto da quello che ha detto la professoressa, e io faccio un'osservazione sempre nell'ottica del fatto che ci troviamo in una situazione di resettazione della memoria, e ci siamo anche in una, si giustificano questi massacri dopo, con una cosa che poi vi dico. Ma io faccio questa considerazione: se la conquista del Sud è la risultante della favoletta dei mille, di mille verso di mille giovanotti, con solo 150 moschetti, immaginate mille giovanotti con 150 moschetti, che forse qualcuno sa anche non nuotare, partono da quarto, vanno là, eccetera, eccetera. A un certo punto questi qua sicuramente avrebbero dovuto conoscere, in questo momento, no? Quando questi hanno avuto questa vittoria, si sarebbero sicuramente trovati degli eroi meridionali che hanno appoggiato Garibaldi, degli eroi meridionali, dei grandi eroi. Ne conoscete qualcuno voi di grandi eroi meridionali, anche nella storia che studiamo in quell'edificio? O in altri edifici, non ne conosciamo. Allora che significa? Che questi eroi non esistevano, non sono mai esistiti, sono stati inventati dalla storia ufficiale, e questi qua hanno portato nel dimenticatoio la nostra storia, mentre questi qua che non avevano niente da dire sono diventati degli eroi senza nome, perché io non me ne ricordo manco uno, eppure fino a che ho conosciuto il brigantaggio non ho avuto modo di conoscere i nomi di questi eroi. Questi Nino Bixio non sono eroi del territorio, perché tu puoi dire pure Garibaldi è un eroe, vabbè, ci voglio pure credere, Vittorio Emanuele è un eroe, Cialdini è un eroe, ma del territorio che hanno appoggiato questi mille uomini, questi mille giovanotti, chi sono? Perché c'è una stava forza. E sapete quali sono? È la mafia. È giusto, Gianno? E quindi è questo qua, una riflessione che dobbiamo fare stasera, importantissima, hanno fatto già altri, però insomma farli.
farlo anche noi non ci costa molto, perché questo lavoro di io chiamo revisionismo storico, perché per le nuove generazioni deve essere revisionismo storico, ha bisogno di tempo. Cioè queste cose si iniziano 20 anni fa, 30 anni fa a battersi per un obiettivo, e l'obiettivo si raggiunge dopo 20 anni. Quindi io voglio introdurre Antonio Ciano, un grande io chiamo un grande storico del meridione d'Italia, perché insieme a Pino Aprile e poi altri che non conosco molto bene, però queste persone hanno dedicato la loro vita a ricercare la verità storica, e soprattutto sui massacri. Allora, se qua si voleva fare una rivoluzione, ma perché ci sono stati i massacri? Se questa è una riflessione per esempio logica, qua si vuole fare la rivoluzione nel sud, tutti quanti volevamo la rivoluzione, a un certo punto massacri accecati, come si dice a Castel San Giorgio. Ma è mai possibile questo? Che è una riflessione logica, o è una riflessione che io non mi spiego perché sono ignorante? Prego. Scusami, posso solo, Antonio, ti rubo solo un attimo. Noi abbiamo anche un ricercatore locale, Giuseppe Benevento, che è di Campomafoli, e molti testi, Antonio, che lui trova, me ne ha postato uno che ci tocca da vicino, perché era di Santa Croce, il villaggio, allora li chiamavano villaggi, la località qua vicino. Un certo signor Gaetano Sorrentino, di Carmine, 27 anni. Questi documenti sono stati trovati all'archivio di Salerno, perché processato ed arrestato, perché è tornato da un incontro con Garibaldi a Napoli, gli aveva offerto 5 ducati se rimaneva nell'esercito italiano, e lui disse no, io me ne vado, proprio così. E la barrista che poi la denunciò gli disse: adesso che cosa farai, servirai il vecchio o il nuovo? Lui disse: io farò il mio dovere, andrò a Gaeta se non mi chiama Francesco II, e farò il mio dovere fino alla fine. Non se ne è saputo più niente, abbiamo cercato gli eventuali eredi di oggi, ma senza alcun successo. Probabilmente non si sa se realmente sia o non sia andato a Gaeta. Io quest'uomo veramente mi ha preso, perché se veramente è andato a Gaeta è morto sotto i bombardamenti, ciò gli fa onore, perché ha rinunciato a servire un governo e uno Stato che non gli apparteneva. Questo significa amare un solo Dio e un solo Re, un giuramento è tale e rimarrà sempre fino alla fine. Chiedo scusa dell'intervento, ma ci tenevo. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui, magari avevate altro da fare, però noi raccontiamo la storia, non l'altra storia. L'altra sera a Gaeta è venuto Paolo Mieli e beh, ha detto una cosa sacrosanta, lui sta rivedendo la storia, ha detto: per rivedere la storia bisogna andare negli archivi, perché negli archivi c'è scritta tutta. Questi nostri storici, che poi insegnano pure nelle università, no, non sono mai andati negli archivi, ve lo dico io, perché un certo Alessandro Barbero, che lo vediamo un giorno sì, un giorno sempre a Rai Storia, e beh, questo qua è andato per una settimana all'archivio di Via Lepanto, che frequento spesso, non ha mai scritto quello che ha trovato là, ma là vi sono tutti gli eccidi compiuti dai piemontesi. E a proposito di Garibaldi e dei mille, vi posso dire che non erano mille, erano 752. Gli altri 350 sono rimasti a Talamone, che erano repubblicani e ci credevano nella rivoluzione, perché Garibaldi gli riferì loro che dovevano andare in nome dei Savoia a conquistare la Sicilia, e se ne sono andati a saccheggiare praticamente per le campagne della Toscana. La Vergine Bella Toscana, perché la Toscana, vedete, era un popolo progredito allora, sotto, diciamo, i Lorena, e beh, la saccheggiarono per intero, finché arrivarono praticamente, poi ognuno andò nelle proprie case, poi hanno saputo che Garibaldi era sbarcato in Sicilia con 752 persone e 150 moschetti che nemmeno sparavano. Ma come ha fatto Garibaldi a conquistare la Sicilia? La massoneria aveva comprato i generali borbonici, il primo a Calatafimi si ritirò con, aveva 4.000 uomini, stava sopra una collina, li poteva sparare tutti, e beh, li ha fatti ritirare il generale a Calatafimi, e questi sono andati avanti, i garibaldini sono arrivati a Palermo praticamente senza combattere. A Palermo hanno saccheggiato il banco di
il Banco di Sicilia di 4 milioni e mezzo di Ducati, e questi qui hanno fatto l'Italia, eh. A Bronte ha fucilato soltanto contadini ed operai. Avesse fucilato una volta Garibaldi un latifondista, mai, o un prete, diceva che era anticattolico lui, no, era contro i preti, non ha mai fucilato, solo contadini ed operai. Io ho avuto un nonno che era socialista, socialista di quelli di una volta, non quelli di oggi, che bestemmiava solo contro Garibaldi. Dice, mannaggia Garibaldi, io pensavo fosse un contadino suo confinante che gli andava a rubare il carciofo, la pigna tua. Dice, no, no, quello era un delinquente, no, questo qua che viene a rubare la carciofo, il carciofo o la pigna tua. No, quello era proprio un ladro patentato. Ma era socialista, dicono, no, no, i socialisti non sono massoni. Ed è la verità, un socialista non può essere mai massone, sta dall'altra parte. Allora alla quinta elementare il sottoscritto studiava, dovevamo fare gli esami di ammissione, allora, ma non si usa più, mi pare, vero professore? Non si fanno più. Allora ci hanno preparato a studiare Risorgimento. Il mio maestro di scuola disse, noi di Gaeta, noi gaetani, a proposito di Gaeta, dovremmo vergognarci perché abbiamo resistito ai nostri liberatori. Allora io l'ho mandato a quel paese, allora eravamo un po' brigandelli noi, no? Ma che stai a dire? Ho detto io. Mio nonno dice che quelli erano delinquenti. Chi è tuo nonno? E gli ho detto nome e cognome. Ha detto, ma gli socialisti, sì. Ha detto, vabbè, stasera venite alla biblioteca comunale che vi dico come sono andate le cose. Io qua vi devo spiegare la storia dei libri di testo, perché ho fatto un giuramento al provveditorato. Siamo andati in sei la sera alla biblioteca comunale e ha detto, ciao, tuo nonno ci ha ragione. Ha detto, io là vi devo studiare, vi devo spiegare la storia ufficiale praticamente, ma non è quella vera. A Gaeta c'è stato un eccidio, l'inferno c'è stato a Gaeta, l'hanno massacrato, là ci sono stati praticamente... A proposito di Pina Pipe, una ragazza di Gaeta ha fatto uno studio sui censimenti e ha appurato che tra prima e dopo l'assedio ci sono stati 3.000 morti civili, più di 1.000 militari barbonici, montano a 4.000 i morti praticamente. Se leggeste le pagine che hanno descritto i primi ufficiali entrati praticamente nella città di Gaeta, troverete un inferno di teste mozzate, di corpi dilaniati sotto le macerie, sotto le bombe. Ci hanno buttato 160.000 bombe sulla mia città in 3 mesi, una cosa allucinante, di notte e di giorno, senza pietà, perché dovevano conquistare l'ultima fortezza dei Borboni, perché Cavour scriveva a Cialdini in perfetto francese, solo in francese scriveva, quello di italiano non capiva niente. Diceva praticamente, dovete conquistare Gaeta perché stiamo portando ritardo per l'unità d'Italia. Massacratela, ma dovete prendere Gaeta e dobbiamo costruire l'Italia. Ecco, questa è un po' la... E alla quinta elementare ho avuto la prima contestazione con il mio maestro di scuola, il cui figlio oggi è preside dell'Istituto Nautico di Gaeta. Guardate un po' il caso, è stato fondato da Ferdinando II di Borbone nel 1854 e vanno ancora oggi dicendo che da noi c'era l'ignoranza, erano tutti cretini, nessuno sapeva leggere e scrivere. Qua mio nonno parlava in latino, andava a servire la messa ai preti, parlava latino e andava pure a suonare nelle chiese l'organo quando si sposava la gente. Sapevano tutti la musica, sapevano leggere e scrivere, i briganti scrivevano certi poemi che non ve lo immaginate nemmeno, poesie, poemi. E beh, questi sono vissuti sotto i Borboni, non sotto i Savoia. Beh, vi posso garantire che il Piemonte si puzzava di fame. Quando è stato fatto il primo censimento dell'Unità d'Italia, è risultato che il tesoro italiano era di 668 milioni di lire. Di questi 668 milioni di lire, 443 appartenevano al Regno delle Due Sicilie, 90 alla Chiesa, agli stati della Chiesa, una ottantina al Regno di Sardegna, solo 27 milioni appartenevano al Piemonte, che aveva 1 miliardo e 158 milioni di debiti. E loro lì morivano di pellagra perché mangiavano sempre le stesse cose i contadini piemontesi. Mangiavano polenta praticamente, pollagra
morivano di pellagra, perché nelle campagne piemontesi al di fuori di Torino c'era, morivano di tifo, ci sono documenti dei medici di allora, morivano di tifoli, di tifo perché mangiavano poco, vivevano come i porci nelle campagne, no come dicevano loro che qui si viveva male, qua lavoravano tutti. Vedete in questa zona, mo sono passato, c'era la Valle dell'Irno. La Valle dell'Irno era piena di fabbriche di 3-4 mila impiegati, operai, e così in tutti i regni, non solo qua, a Napoli, in Calabria, ho fatto uno studio in Calabria dove nei piccoli paesi, che so, San Lucido, che aveva 500-600 abitanti, c'erano fabbriche con 100-120 persone impiegate. Nell'industria tessile c'erano industrie dappertutto, nei paesi invisibili c'erano delle industrie, lavoravano tutti qua, e quelli che erano disoccupati venivano messi negli alberghi dei poveri a imparare un mestiere, perché dovevano andare a lavorare. Chi faceva il tessitore, chi faceva il metallurgico. A Napoli è sorta la prima fabbrica a Pietrarsa, costruivano treni, quando in Piemonte andavano ancora con i muli e che non sapevano nemmeno che cos'era una ferrovia. E beh, io quando ero piccolo vedevo la televisione, dicevano che era un giocattolo dei Borboni la ferrovia. Da Napoli a Porto ci stavano fabbriche da tutte le parti e quei treni servivano a portare materiale alle fabbriche, e poi hanno espanso le loro ferrovie in gran parte del regno, e poi il Piemonte ha portato quelle fabbriche a Genova praticamente. E posso dire un momento una cosa? Sì. Ho visto su internet da fonti storiche, forse proprio in aprile o ottobre, non lo so, e non c'è stato nel regno di Borbone un solo emigrante. No, non c'erano emigranti. Io ho visto pure a Gaeta nell'archivio della mia città, facevo l'assessore e quindi avevo facile accesso ai documenti, e beh, c'era immigrazione. La mia famiglia, addirittura, sarà strano, veniva dal Piemonte, come tantissime famiglie venivano dalla Toscana, dalla Padania, quello che chiamano Padania, perché da noi c'era lavoro da tutte le parti. Nella mia città c'erano 2000 impiegati nei cantieri navali, 2000 impiegati, velai, bozzellai, una cosa incredibile, che poi l'emigrazione dopo l'Unità d'Italia si è spostata verso Boston, perché i miei paesani andavano là perché lì c'erano i cantieri navali e dovevano lavorare nei cantieri il legno delle navi, e nelle case, le case erano tutte di legno in America, e quindi loro trovavano facile accesso a queste cose. C'era solo immigrazione, ora c'è l'immigrazione dai paesi extraeuropei, cosiddetti extraeuropei. Nella mia provincia, che oggi chiamano Basso Lazio, da me, una volta si chiamava Nord delle Due Sicilie, ci sono 30.000 pakistani, indiani, sikh che vanno a lavorare nelle serre della provincia praticamente. Io sono venuto da Benevento alle 5.20 di mattina, circa un mese fa, che sono stato a San Giorgio del Sannio. Ebbene, a Villa Literno si sono imbarcati più di 200 neri, parlavano napoletano, cioè ci parlavo, ho detto ma sei di dove sei? Parlavano, rispondevano in napoletano, ho detto dove andate a lavorare? Chi a Fondi andava, gli a Latina, sparsi per tutta la mia provincia, se se ne vanno questi qua, là si puzzano di fame i proprietari di terra. Vi dico un'altra cosa, la mia provincia è stata bonificata prima dai romani, poi dalla famiglia Gaetani, potentissima, e ultimamente negli anni 30 dal fascismo. Queste cose però non le dico, che Mussolini ha bonificato la provincia, ma ci ha portato i veneti che si puzzavano di fame. Nella mia provincia ci sono ancora famiglie che hanno il dialetto veneto, parlano ancora il dialetto veneto. Facevano le camerie, sì. per televisione. Per il film, sì, e sì. Altre cose. Posso? Sì, prego. Allora, volevo fare un excursus indietro per quanto riguarda quello che tu sei il più esperto di tutti, i massacri. Allora, il massacro del sud è il tuo libro più famoso, giusto? Sì, ho scritto un libro sui massacri non solo del sud, anche del nord, perché questi hanno massacrato l'Italia, non solo il sud. E te ne parli un attimo dopo. Allora, volevo solo dire questo. Il primo documentato c'è stato a Torino nel 1853,
operato da Cavorra, io lo chiamo Cavorra, come Zavorra, come un mafioso, perché Cavorra è stato il più grande mafioso che ha avuto l'Italia. Ed è la verità, lui era proprietario. Fermati un attimo, voglio dire una cosa io. Allora, per quanto riguarda questi massacri, poi continui. La cosa più brutta, la cosa più becera che è stata fatta dall'Italia savoiarda, chiamiamolo così, è stato il fatto che dopo aver fatto tutti questi massacri, ha giustificato questi massacri con una pseudoscienza che ancora oggi a Torino hanno il Museo di Lombroso. E io personalmente, quando mi sono iscritto a sociologia, il primo anno di sociologia, mi hanno fatto credere, a qualche cretino di professore, ma non mi ricordo, mi ha fatto credere che Lombroso era un sociologo, cioè era un medico. Hanno attribuito che era un sociologo perché in quel tempo, 1890, eccetera, eccetera, 1860, eccetera, eccetera, 50, eccetera, c'era il metodo scientifico. Il metodo scientifico che cos'era? Si studiano dei corpi umani, per esempio, come faceva lui, dei morti o dei teschi, prendeva delle differenze diverse dagli altri e faceva una rappresentazione scientifica. Diceva, questi meridionali, solo perché hanno una differenza tra noi, cranica occipitale, una piccola fossetta qua che gli altri non hanno, ha detto, questi meridionali sono avvezzi al crimine, sono criminali nati. Cioè, questo metodo scientifico non si può provare, è la cosa più cretina del mondo. Allora era la giustificazione per giustificare i massacri. Praticamente questo, se era fatta questa ipotesi, l'ipotesi era questa fossetta è così e solo questi criminali sono così, ha fatto tagliare innumerevoli tessere, l'ha fatto portare a Torino, ancora la stanno là, e Ciampi ha portato anche soldi a queste persone, a questo museo di Lombroso. È uno scandalo, che noi meridionali dovremmo andare lì e bruciarlo. Io non so come. Allora, è stato. Fare. Posso dire l'ultima cosa, scusami. Che cos'è questo cosa giustificava questo? È come se diceva: i giapponesi, siccome hanno gli occhi a mandorla, sono più cretini degli olandesi. Cioè, questa è l'ipotesi che ha fatto Lombroso, trasportandolo sulle teste delle persone. Sono più crediti solo perché hanno gli occhi a mandorla, ma questo non si può provare, scientificamente non si può mai provare. Questo ha fatto questa cosa e ancora ai nostri giorni, sa chi, a Torino dice questo è un museo internazionale, non voglio dire una parolaccia. Allora, Lombroso quando morì l'hanno sezionato, gli hanno trovato la fossa occipitale pure a Lombroso, era di origine ebrea, questa è la verità. E tutti quelli di origine ebrea più o meno hanno la fossa occipitale. Quindi era un criminale più criminale degli altri, perché ha fatto quello che ha fatto. Sempre in nome dei Savoia lo faceva, e per giustificare praticamente l'uccisione di tanti nostri partigiani chiamati briganti dei Savoia. Detto questo, vi voglio dire chi ha mandato i soldi a Torino è stato il signor Prodi, che ha dato alla sua ministra di allora, mi pare si chiamasse Melandri, tutti questi soldi li ha consegnati a Chigo, che era di Feccia Italia, sta roba qua praticamente, che ha ringraziato. Ma io pensavo, mo li mandano pure a Gaeta questi soldi, no? Per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Gaeta, Bronte, Ponte Landolf, Vieste, ci sono stati un sacco di massacri qui, nell'Ascolana addirittura il generale Pinelli ha incendiato peggio di Ponte Landolf e Casalduni, 36 città, io ne ho trovate fino a mo 22, ma ci sono altre ancora, cioè i nomi non li ho trovati ancora, però facendo ricerca io avevo un amico anarchico che faceva il bibliotecario in un paesetto di quelle zone, ha detto andò qua non c'è più niente, hanno bruciato tutto nel 1861 e dintorni, non c'hanno più un documento praticamente. Io però ho trovato 22 paesi. Questo delinquente di generale Pinelli, che è stato medagliato di medaglia d'oro e poi l'hanno dovuto cacciare perché tutta l'Europa si era ribellata, in una mattinata a San Vittorino ha massacrato 110 tra donne e bambini. Io all'archivio storico di Via Lepanto a Roma, 2 anni fa, era il 14 settembre
di 2 anni fa, quasi 2 anni, mi sono sentito male, sapete perché? Perché leggendo una lettera di sto delinquente di generale aveva scritto che aveva ammazzato una ragazza di 16 anni, una brigantessa, ci ha tenuto a precisare, sotto gli zoccoli del suo cavallo, e spiegava come questa moriva praticamente. Io là mi è venuto da vomitare, veramente, sono andato al bagno a vomitare, ma ha visto un ufficiale che quello è militare, ha detto, cioè, ma ti senti male, che vado spesso là. Ho detto no, mi sono sentito male perché ho letto sto stronzo che ha scritto qua. Lui se ne vantava con un suo superiore. Queste lettere io le ho date tutte a Eugenio De Simone, l'autore di Atterrite queste popolazioni, un libro che stanno vendendo lì. Leggetelo perché è bello quel libro. Eugenio De Simone è un professore calabrese che insegna a Verbania. Gli ho promesso di andare lì a fare la presentazione di queste cose praticamente. E lui ha trascritto tutte le lettere tra il generale Sacchi e il colonnello Milone, che era un ex borbonico in Calabria, una cosa allucinante. Veramente quello che ha scritto Eugenio De Simone, veramente da... perché ha fatto solo una trascrizione di quello che era successo in Calabria, in Calabria. Quell'archivio l'ha trovato a Pavia e lui l'ha trascritto, è veramente bravo Eugenio. Gli ho mandato il CD con le 300 lettere da trascrivere, perché non si possono mettere come le troviamo in archivio, saremmo multati, cioè quello è un archivio militare, ancora oggi, dopo 150 anni un archivio non deve essere più militare. Vedete, spendono tanti soldi per le missioni all'estero, in Iran, in Pakistan, e beh, non hanno i soldi per trascrivere in internet, di trascrivere queste lettere e presentarle al popolo italiano. Ma sapete perché? Perché non vogliono far conoscere la verità ancora oggi dopo 150 anni. Quello è un archivio che è stato segretato per 150 anni grazie ad Angelo Manna, che ha scritto nel 1991, fece un'interpellanza che mi diede, che poi ho trascritto in un secondo libro che ho pubblicato sui massacri dei Savoi. E grazie a lui poi con Veltroni, ministro della cultura, si è liberato quell'archivio. Guardatevi, sono 6 posti al giorno per visitare l'archivio, e da tutta Italia fanno le domande per 2-3 mesi prima per andare lì. 6 persone al giorno possono entrare. C'è una stanzetta di 20 metri quadri con 6 scrivanie, ognuno si può sedere in una scrivania e trascrivere. Poi si paga 3 euro a faldone praticamente, che uno prima era pure gratis, però ora fanno accedere almeno, e uno può andare lì e vedere quello che hanno combinato. Sono archivi piemontesi, non borboni, quindi tutte le cose che trovate lì, là si fa la storia, come diceva Paolo Mila. Andate negli archivi, io lo dico sempre in ogni convegno, andate all'archivio di Cava, di Salerno, della prefettura, vi sono documenti. Ogni documento estratto è una prova contro questi delinquenti che sono venuti qua giù. Io sono di Gaeta, ho fatto 5 anni l'assessore a Gaeta. Non sono stato capace di cancellare Corso Cavour a Gaeta, che è la strada principale della mia città. Chiese al sindaco che l'ha intitolato, ho detto, ma perché ha intitolato a quel delinquente? E diciamo, mi hanno ricattato, doveva avere i soldi del centenario dell'Unità d'Italia del 1961. Se non cambi le Gaeta, è l'unica città d'Italia che non c'ha strada intitolata a Cavour, a Garibaldi, a sta gente qua. L'hanno ricattato, me l'ha detto lui. Ha detto, mo cambiala tu, no, se sei capito. La legge è fatta in modo che devono essere presenti tutti i partiti nella commissione, più gli esperti. Poi, una volta passata dalla commissione, la richiesta va alla prefettura. La prefettura va, una volta approvata in prefettura, va allo studio di storia patria. Vedete un po' che trafila che c'è. A parte che non passavano manco dalla commissione, perché i rappresentanti di quella che chiamano destra e che chiamano sinistra se ne escono dalla commissione. Ora ha fatto il presidente della commissione per la toponomastica Andrea Balia, che è del partito del sud a Napoli, è riuscito a togliere su nostra pressione almeno Vittorio Emanuele III, l'hanno eliminata, hanno tolto pure via Liborio Romano,
Ma ripeto, ci vuole o devono cancellare queste commissioni, ma nessuno l'ha fatto fino a mo', come nessuno ha cancellato la legge per cui il sottoscritto è stato denunciato per questo libro, 4 anni di processo ho dovuto sopportare, perché un massone di Benevento, farmacista, monarchico, mi aveva denunciato, ha detto praticamente che quel libro doveva essere spazzato via, doveva essere bruciato, io dice, ma tu all'incendio di Ponte Landolf, quello già c'è stato, no, te lo devono bruciare perché questo libro non deve circolare. Il libro circola, per grazia di Dio, come l'ho pubblicato la prima volta, e si vende ancora dopo 20 anni. Ora sta anche qui, ne ho portate 10 copie soltanto, chi vuole lo può comprare, ed è la seconda edizione, non la terza, perché la terza l'hanno pubblicata a Milano nel 2010 e pare che stia andando pure bene praticamente. Cioè i libri che contano si vendono, come quelli di Pina Aprile, Gigi di Fiore, Lorenzo Del Boca, sono libri, dicono, immortali, perché abbiamo messo veramente, come si dice, il timbro praticamente, ci siamo ribellati praticamente a quella storia falsa, perché è falsa quella storia che ci insegna di Cavour tessitore, quello era un delinquente, dicevo prima, cioè era proprietario del 90% dei mulini del Piemonte, il 90% dei mulini erano suoi. Nel 1853 c'è stata la prima strage a Torino, ha fatto intervenire l'esercito per sedare la rivolta dei torinesi che avevano fame e chiedevano pane. I Borboni nel 1853, i cosiddetti maledetti Borboni, come dicono loro, hanno mandato, c'era crisi di grano, hanno mandato le navi in Russia a caricare di grano e hanno sfamato il popolo. Invece Cavour aveva messo nei depositi il suo grano, fu anche processato da un deputato piemontese cattolico, un certo Brofferio, fu denunciato. E beh, Cavour vinse la causa praticamente, perché comandavano loro la magistratura. Però la strage è rimasta, i morti sulle piazze sono rimasti, si parla di 400-500 morti, c'è chi dice 50 e chi 400-500. Ecco, questa è un po' la storia. La seconda volta in Piemonte un'altra strage c'è stata nel 1864, quando doveva passare la capitale da Torino a Firenze. I torinesi, giustamente, di cui si sono ribellati, dicevano, ma come noi abbiamo fatto l'unità d'Italia, ma passi la capitale a Firenze, si sono ribellati, altri 400-500 morti. Un'altra strage c'è stata a Genova nel 1849, quando il generale Alfonso La Marmora, su indicazione di Vittorio Emanuele II, andò a reprimere la rivolta di Genova, che volevano ritornare all'antica Repubblica, quando questi avevano commerci con tutto il mondo. Genova era molto potente come Repubblica, assieme a Venezia, Gaeta, Amalfi e Pisa dominavano il Mediterraneo. Mandò 30.000 bersaglieri, hanno fatto una strage con 700 morti a Genova nel 1849. Hanno violentato donne, hanno rubato nelle banche, hanno fatto la fine del mondo, quello che poi hanno fatto nessuno. Loro avevano bisogno di soldi e non guardavano in faccia a nessuno, tagliavano le teste. Sì. Posso dire, con la complicità della classe politica e dirigente. La classe politica meridionale era i liberali di allora, erano tutti con i Savoia, pochi erano dalla parte, diciamo, dei Borboni. Hanno visto. Dice che qua facciamo i soldi, porca miseria, qua è un re che sta con noi, contro la classe operaia, contro i contadini. E i generali ci avevano ordine di spazzare via la classe infima, la chiamavano loro, no? E hanno fatto stragi, hanno massacrato 1 milione di persone. Il primo a parlare di 1 milione di morti è stato il sottoscritto su sto libro, I Savoia Massacro del Sud. Perché l'avevo trovato questa cosa sulla Civiltà Cattolica del 1861, non di 10 anni dopo. Questi sono scesi qua proprio a fare un genocidio, una strage infinita. Questi massacravano contadini, fucilavano a ripetizione, come trovavano uno che aveva le galli, la legge i galli, quelli del 1863, dovevano giustificare i loro delitti con la legge Pica. Però fino al 1863 hanno fatto la fine del mondo,
E sta cosa l'ho trovata scritta sulla Civiltà Cattolica del 1861, se non sbaglio a pagina 614, quando il redattore scrisse: ci sono stati più morti nel sud in un anno praticamente che i voti del plebiscito. Ho passato questa notizia appena prima, ho detto: ma dove la trovate sta cosa? Questi mi linciano se scrivo. Gli ho dato la pagina, gli ho mandato una fotocopia di perché bisogna aiutare sempre, diciamo, gli scrittori se ti chiedono qualcosa. Io l'ho fatto con tanti scrittori, non c'ho niente da nascondere. Io un giorno sì, un giorno sempre su internet racconto un po' le cose cruciali di quei tempi. La roba che apprendo negli archivi, nelle biblioteche, le trascrivo, perché la gente deve sapere. Vedete, c'è un sito in Calabria, sono stato da loro 2-3 mesi fa, Briganti, c'ha 260-280.000 iscritti, sono tutti giovani. La paura del potere sono i giovani, non quelli con i capelli bianchi come me, che tifano ancora Garibaldi, Cavorra, Vittorio Emanuele. Per loro praticamente ho avuto occasione di... A Buccino siamo stati, uno si era incazzato, diceva che era professore, che non poteva sentire quelle cose. Allora vatti a studiare negli archivi, caro professore, che cosa hanno fatto alle nostre città, che cosa hanno combinato questi qua. Ci hanno affamati, noi eravamo la nazione più ricca d'Italia, noi siamo la più povera, abbiamo metà reddito dei greci. Vedete un po', la Grecia è stata affamata, ebbene noi abbiamo metà reddito della Grecia. Poi è strana la cosa qua, la gente vuole tutta lavorare dietro al computer, nessuno vuole zappare la terra, e se non vengono i migranti chi ci va a zappare la terra? Il sud hanno scoperto che è la regione d'Europa che cresce di più grazie all'agricoltura e a qualche fabbrica innovativa che sta portando avanti il suo lavoro praticamente. Però che so, la Finmeccanica se la sono portata su, la Lenia l'hanno portata su per sbaglio, l'avevano messa giù non per sbaglio, è perché qua si lavorava. È andata la Lega che si è portata su, come facevano praticamente i piemontesi nel dopoguerra, no? Mongiana, a Mongiana c'era la più grande fonderia d'Europa, a Kronstadt i russi mandarono i loro tecnici a Mongiana a vedere come era fatta sta fabbrica, e l'hanno fatta tale e quale in Russia. Ecco, ci stanno affamando e noi ci dobbiamo ribellare con il voto. A Napoli ha vinto De Magistris, io parlo pure di politica, io non ho paura, perché ha vinto De Magistris, perché sta portando all'attenzione del popolo la base della città, sta dando lavoro ai poveri di Napoli praticamente. Col turismo possiamo risolvere la questione di Napoli, ma non solo col turismo. Vedete, la mia città c'ha un porto, Caino, che dà allo Stato 700 milioni di euro all'anno, la mia città rimane solo l'inquinamento. Napoli, Salerno, Gioia Tauro, Messina, Palermo, Trapani, Augusta, tutti i porti del sud che sono la maggior parte dei porti italiani, quanti miliardi danno allo Stato? Alle città non rimane niente. A Napoli con i soldi del porto potrebbero sfamare tutta la città. De Magistris le sa queste cose e dice: io voglio l'autonomia, perché abbiamo una burocrazia nei comuni, se c'è qualche amministratore qui lo sa, che è infernale, è una burocrazia piemontese, non borbonica. Una volta ho sentito dire a un ministro, gli ho fatto un telegramma, che c'aveva una amministrazione borbonica in Italia. Lui che era piemontese, sto ministro che ha fatto la riforma del cavolo lì, ha detto: guarda che la burocrazia è prettamente piemontese, di borbonico in Italia non c'è più niente, avete accorpato tutto. Lui era piemontese, sto ministro Bassanini. Poi mi ha telefonato all'una di pomeriggio, mi ha fatto telefonata alla sua segretaria, ha detto: ma quando ho detto queste cose? Guarda, ieri tutti i telegiornali non hanno parlato. Lui era del Partito Comunista come io ero del Partito Comunista. Ho detto: chiedi scusa al popolo italiano e devi dire che l'amministrazione è solamente piemontese, non borbonica. Come tutte le leggi che abbiamo sono tutte savoiarde e fasciste. Ripeto, io sono stato denunciato dal farmacista di Benevento,
per una legge fascista del 1939. Diceva il giudice: ah, ma che devo fare? Devo portare avanti, nessuno l'ha cancellata sta legge, e quindi devo portare avanti il processo. Posso interrompere? Prego, prego. Allora, proprio ricongiungendomi con quello che sta dicendo, e dopo continuerà il suo discorso Antonio Ciano, noi dobbiamo sempre, nella logica della deduzione, dobbiamo vedere oggi noi che classe dirigente politica abbiamo, che classe dirigente industriale abbiamo, che burocrazia, proprio per questo ho preso la parola, che burocrazia noi abbiamo in questo momento, dove ci fanno pagare un sacco di tasse e noi non abbiamo reddito. Questa è la più illogica burocrazia che può esistere al mondo, e non se ne fregano niente di quello che la povera gente, di quello che... E quindi questo per dire che la classe politica, la classe di dirigente, le strutture, le infrastrutture, le scuole che stanno cadendo a pezzi, e tutte le cose che lo Stato dovrebbe dare al Sud, perché ci tocca, perché noi facciamo parte dell'obiettivo 1 della comunità europea, noi dovremmo avere meno disoccupati almeno da 25 anni, meno disoccupati perché dovremmo utilizzare i fondi europei. Questo che significa? Che il male della burocrazia, il male dei politici che sono ignoranti rispetto ai nostri valori, i valori che noi di cui stiamo parlando adesso, i politici non hanno proprio idea di cosa stiamo parlando, i politici locali, perché devono guardare ai loro interessi clientelari, eccetera, eccetera. Queste cose ci portano a dire che abbiamo una situazione talmente malandata, e quindi possiamo dedurre che questa situazione, noi facciamo una deduzione, il Nord ne fa un'altra con la Lega, dice noi siamo talmente inetti che non riusciamo a sfruttare i soldi del Sud, noi invece diciamo che noi siamo talmente vittima di una burocrazia burocratica politicizzata e clientelare che non riusciamo ad uscirne, perché i nostri figli qua ci hanno portato l'alta velocità, ma sapete perché ci hanno portato l'alta velocità? Per far andare più presto i nostri figli al Nord, oppure in Germania, oppure in Francia, altro che gli immigranti, eccetera, eccetera. Io volevo fare anche un'altra osservazione, mi viene in mente, però non voglio disturbare il dibattito. Noi siamo come gli indiani d'America, insomma. Gli indiani d'America sono stati ammazzati, sfruttati, presi le loro terre, e poi dire anche voi siete brutti e cattivi, giusto? E messi nelle riserve. Rivalutati. Però quindi non noi ancora, non siamo capaci di riuscire ad andare a quel livello di sviluppo che parlava Antonio Ciano, perché? Perché teniamo nata vota a cosa in capo che non è buona. Allora questa è la conclusione, l'osservazione che io faccio. Vorrei dare la parola alla dottoressa poi. Sì. Allora, io ma a proposito di come la corruzione sia un frutto del passato, ultimamente trovandomi a Casalduni, fortunatamente ad assistere alla cittadinanza onoraria che è stata attribuita ad Antonio Ciano, pochi giorni fa, è vero, che giorno era? La settimana scorsa, proprio sabato scorso, abbiamo sentito molti relatori, e tra le cause, per esempio, abbiamo sentito parlare di appalti truccati, di tangenti. Ebbene, le tangenti sono state inventate proprio nel primo Parlamento che ha visto l'Italia unita. Volete sapere su che cosa? Lorenzo Del Boca, che tra parentesi di Novara, è stato presidente degli ordini dei giornalisti, ma lui dice testualmente, pubblicamente: io mi sento uno del Sud. Ha scritto dei libri, Maledetti Savoia, Indietro Savoia, l'Italia bugiarda, insomma è un tipo che ha la stessa ironia nostra, un acume eccellente. Benissimo, lui sta facendo una ricerca, perché da cronista, investigatore storico, ha riportato alla luce una miriade di carte documentali in cui attesta come il sistema per costruire le ferrovie, appena fatta l'Unità d'Italia, era un sistema di una corruzione incredibile. Questo appalto, l'appalto delle ferrovie al Sud,
che era carissimo, cioè ogni chilometro al sud costava tot volte, lui sa anche quanto sarebbe costato in Germania, cioè costava almeno 10 volte quanto sarebbe costato in Germania. Sapete a chi venne dato questo appalto? Lui ha le prove documentali di quello che dice, credo che prima o poi farà anche un libro. Esattamente, l'hanno dato a un certo signor Lemmi, dottor Lemmi, e a un certo signor Damiani. Questi due gestivano delle imprese, benissimo. Lemmi era raccomandato da Mazzini, mentre Damiani era raccomandato da Garibaldi. Entrambi, Lemmi e Damiani, ci fu uno scontro, però trovarono un sistema per andare d'accordo, divennero cognati. E questo ha detto Lorenzo Del Boca, sta, è vero Ciano, che insomma lui ha queste prove documentali, ha raccontato quante carte, quanti documenti, quanti attestati ha trovato, e i deputati prendevano le loro tangenti. Ma erano tangenti notevoli, il più di questa somma andava a finire proprio nelle mani dei deputati che avevamo lì al Parlamento. Detto questo, finisco, non lo so, sento dire che ci siamo quasi. Ha detto il presidente. Sì, l'ultima cosa, come docente io cerco sempre di avere delle documentazioni per poter dare delle testimonianze ai ragazzi, quindi non oserei raccontare frottole. E ricollegandomi solo brevemente a quello che ha detto Ciano sui libri di testo, la cosa più sconcertante, che è veramente altro che vomito, come dice, mi permetto di dire questo termine, è quando si dice l'Italia fu unita e l'Italia del Sud, la preunitaria, era arretrata sia a livello culturale che a livello industriale. Libri ancora adesso riportano questo. Allora, siccome, come dice Ciano, ogni volta che facciamo convegni, loro crimi sicuramente, però anche io ho avuto dei buoni attacchi, credetemi, io mi documento. Nel 2010, il 4 luglio, su un quaderno di storia economica di Banca Italia, due docenti universitari, finalmente qua parliamo di docenti universitari che scendono in campo, sono degli economisti, hanno pubblicato, cioè la Banca d'Italia ha pubblicato il loro saggio, frutto di studi, notevoli studi, questo saggio è stato scritto in inglese, infatti diciamo che sembra anche un po' strano visto che riguarda la storia italiana, è un saggio che riguarda l'industrializzazione nel post-unitario, negli anni immediatamente dopo, cioè nel 1870. Loro che cosa hanno fatto? Hanno certamente, dovevano fare un raffronto tra quelli che erano i documenti, dati statistici, hanno trattato migliaia di dati regione per regione, e sono addivenuti a questa frase: la ritrattezza industriale del sud, evidente già all'inizio della prima guerra mondiale, non è un'eredità dell'Italia preunitaria. E addirittura nel saggio vengono riportate parole in cui si dice: noi siamo convinti di quello che abbiamo, i dati adesso ci sono, che gli storici revisionisti, quando dicono che noi eravamo una terra di primati, dicono la verità. E mi dispiace, forse per un po' di carenza di tempo, vi parlo di due docenti universitari, della di Tor Vergata. Uno è un ricercatore, Ciccarelli, l'altro è un professore di economia comparata, è il professore Stefano Fenualtea. Benissimo. Leggo, così faccio prima, le tabelle pubblicate mostrano che nel 1871, attenzione perché qui c'è addirittura la testimonianza di un volere, diciamo studiato a tavolino, di smantellare quelle che erano le nostre risorse industriali, e dice, documentato, le tabelle dimostrano che nel 1871 il tasso di industrializzazione nel Piemonte era 1.13%, Lombardia 1.37%, quello della Liguria 1.48%, da evidenziare come a questo punto fossero già trascorsi 10 anni di smantellamento dell'apparato industriale dell'ex regno delle due Sicilie, con il ridimensionamento di importanti stabilimenti, attenzione qui, le officine metallurgiche di Pietrarsa, quelle che diceva Antonio, a Portici, oltre
oltre mille operai addetti prima dell'unificazione, ridotti a 100 nel 1875, nonché quelle di Mongiana in Calabria, 950 addetti nel 1850, ridotti a poche decine di guardiani nel 1873. Ebbene, nonostante l'opera di smantellamento, l'indice di industrializzazione della Campania era ancora dell'1.01, con Napoli che ne aveva ancora 1.44, cioè 10 anni dopo, nonostante lo smantellamento, avevamo ancora un tasso di industrializzazione pari a quello della Liguria o pari a quello della Lombardia, che allora si stavano sviluppando. Cioè, allora, in effetti qui ci sono dei documenti e sono statistiche e non sono certamente dati inventati. Di scienziati italiani delle nostre università, certo. Del sud, tra l'altro. Del sud, sì. Allora, un attimo solo, prima di far finire il nostro storico Antonio Ciano, io chiedo se qualcuno di voi ha qualche domanda da fare, siamo qui a disposizione. Una domanda semplice, perché noi vi invogliamo a riflettere e anche a leggere i libri che sono stati con tanta fatica scritti, dovuti a ricerche storiche. La ricerca storica è la cosa più difficile che ci sta, perché bisogna andare in archivi dove non ti aprono, oppure aprono dopo 50 anni, archivi chiusi, perché diciamo che, penso, io non so gli anni, però le cose fatte dei massacri nell'Italia meridionale sono state segretate e sono state poi aperte al pubblico, oppure agli ricercatori solamente, non so, ultimamente, e solo 6 persone, come hai detto tu, solo 6 persone al giorno per poter vedere, per poter leggere quelle cose che poi sono risultate dei massacri, e magari chi li ha fatti sta dormendo nel cimitero da almeno 50 anni. Qualche domanda anche semplice, c'è qualcuno che la vuole fare, non ha capito il senso di questa sera, oppure vuole aggiornarsi su qualche libro su internet, perché su internet potete andare, ci sono discorsi di Antonio Ciano, di Pino Aprile ha anche una pagina su Facebook, non so se tu ce l'hai, quindi una pagina su Facebook. Se non c'è nessuno, noi facciamo concludere Antonio Ciano, ma qualcuno, uno solo, per soddisfazione personale. Nessuna domanda? Tutto molto chiaro, stanno parlando, ma se... Signora, una domanda? No? Si vergogna. Allora facciamo concludere, io volevo far concludere al segretario del circondario Briganti, però lui dice che è meglio far concludere ad Antonio Ciano, che è il nostro leader questa sera. Che poi ha tentato anche la carriera politica, che abbiamo... No, io non è che scrivo soltanto. Noi nel 2007 a Gaeta abbiamo governato la città con 2 liste meridionaliste. Abbiamo programmato il possibile, perché con la burocrazia che c'è non è che si può fare tanto in 5 anni. Abbiamo programmato il lavoro che non c'è. Abbiamo praticamente, rifatto un progetto per la vetreria, di cui molti operai vengono da queste parti, sono di Vietri sul Mare, Cavate di Reni, perché qui c'era una grossa tradizione vetraia. Molti vengono anche, sono venuti dal Piemonte, quella fabbrica era arrivata a 450 operai, poi chiusa. Noi dopo tanti anni abbiamo cercato di rifare un progetto di ristrutturazione, non della fabbrica, ma dell'impianto praticamente. Dopo 4 anni di studi, perché dicevano che era demaniale il terreno, invece non era demaniale, la prima cosa che ho fatto da assessore al demanio, sono andato a Roma a vedere di chi era quel terreno, era della proprietà praticamente. Abbiamo fatto il progetto, la giunta che è entrata dopo di noi nel 2012 l'ha cancellata subito, cioè si sono persi praticamente 200 posti di lavoro. Poi abbiamo attaccato l'ENI praticamente, perché possiede a Gaeta, c'era una raffineria che ha chiuso tanti anni fa, ora c'è il deposito strategico dell'ENI che fornisce mezza Italia, perché vengono gli autotreni a carica petrolio e forniscono mezza Italia da Gaeta.
Abbiamo contattato l'ENI, abbiamo fatto dei progetti, il sindaco in primis, abbiamo recuperato 250.000 metri quadri di quel territorio, su 1 milione di metri quadri, doveva essere bonificato in 5 anni, si sono bonificati solo 6 serbatoi su una quarantina quando stavamo noi al potere, poi non si è fatto più niente. Abbiamo rifatto tutti i waterfront, abbiamo preso accordi con l'autorità portuale di Civitavecchia, gran parte del waterfront è stato affrontato e rifatto, abbiamo fatto 2 progetti di porti turistici, ma stanno ancora in itinere. Anche, non do la colpa all'amministrazione locale, ma per la burocrazia che c'è, un andirivieni tra regione, Stato, demanio marittimo, avevamo progettato addirittura un porto per le navi da crociera, perché noi ci troviamo tra Roma e Napoli, a metà strada, e quindi con le navi da crociera che vanno poi i diportisti andrebbero a Cassino a visitare l'abbazia, a Pompei, con un'ora da Gaeta si arriva a Pompei con il pullman. Tutti i musei di Napoli o di Roma, stiamo a metà strada, quindi avevamo anche preso 33 milioni di euro per, grazie a uno di Forza Italia, un certo Conte, che era presidente della commissione finanze della Camera, ha spostato finalmente 33 milioni da Parma a Gaeta praticamente, perché a Parma non li utilizzava, ma stanno ancora là sti 33 milioni, va a finire che li perdono pure praticamente. E salta pure questo pontile delle navi da crociera, che per la città sarebbe stato un tocca sana, che se arrivano le navi da crociera si arricchisce tutta la città. Prego. Secondo te, Antonio, qual è il motivo o quale motivo è preponderante rispetto ad altri per cui ancora oggi, a distanza di tantissimo tempo, si tenta di nascondere la verità? Perché questo sarebbe molto importante capirlo, visto e considerato che ormai i danni, secondo certe visioni, potrebbero essere già irreparabili o sono stati irreparabili nel tempo, capire perché ancora oggi ci si ostina a nascondere la verità storica. È una mia sensazione, perché il potere, i poteri forti hanno bisogno di un sud povero, di un sud affamato di posti di lavoro, perché devono servire a loro questi posti di lavoro, la gente deve andare al nord o in Germania, ma spesso nella Tosco-Padania la chiamo io, non in Italia, quella è la Tosco-Padania. Vedete, nel sud abbiamo 20.000 supermercati del nord, tra Coop, Conad, Carrefour, Auchan, sono 20.000, hanno desertificato il commercio meridionale e anche italiano, perché prima ognuno aveva la sua bottega, vendeva i prodotti della zona per la maggior parte, c'era, ricordo, Invernizzi e Galbani che portavano i loro prodotti dal nord, lo fanno addirittura i furbi, fanno la mozzarella Santa Lucia, la fanno a Bergamo praticamente, non da quelle parti. Le bufale, cioè, dove sono? Le bufale, fanno addirittura pure in Germania, poi la mozzarella diventa azzurra, no? Però questo qua, diciamo, il motivo principale per cui ci vogliono assoggettare per altri 150 anni. Ecco che la politica deve rispondere. Via Momba, il partito delle 5 Stelle, no? Almeno sono onesti per la maggior parte. Gli stipendi se li dimezzano, li mettono a disposizione di fabbriche in crisi. Io li voto quando non c'è il mio partito, io vi dico la verità. Sto scrivendo una lettera al sindaco di Torino, perché il sindaco di Torino deve venire a Gaeta a chiedere scusa alla mia città, so che non è monarchica, però Beppe Grillo venne a Napoli anni fa, quando non c'era ancora il Movimento 5 Stelle, a parlare di Cialdini, di Cavour, del male che hanno fatto questi qua alla città di Napoli. Nella città di Napoli c'è ancora piazza Garibaldi, piazza Cavour, nell'ex Camera di Commercio di Napoli, dove c'era la borsa, c'è la statua di Cialdini,
e di Cavour. Questi devono essere eliminati dal sud, non solo da Napoli. Questi devono essere eliminati, ma li devono eliminare pure da Torino, da Genova. A Genova un movimento indipendentista ligure, il MIL, è ben riuscito a ottenere una bella cosa, dove c'è la piazza di Vittorio Emanuele II, ci hanno fatto scrivere, d'accordo il Consiglio Comunale e Regionale di Genova, lì c'hanno le cosiddette palle, e poi ci hanno scritto: questo è quel re che ha mandato 30.000 bersaglieri a massacrare la nostra città. Ed è illuminato anche a notte, questa è la scritta che ci hanno apposto là sopra. Beh, ci hanno invaso e ci abbiamo fatto le statue, le strade. E beh, le cancelleremo tutti, arriverà il momento in cui saranno cancellate, perché ancora oggi questi, Renzi, è più massone di Berlusconi, sta facendo più danni di Berlusconi. E mo dice che dobbiamo votare pure sì per cancellare l'unica libertà che abbiamo, la Costituzione italiana. Ed è l'unica libertà per cui noi possiamo ancora combattere. Che poi con l'articolo 5 della Costituzione prevede l'autonomia per i comuni, che non ci vogliono dare. Quella che sta predicando De Magistris e che predicavo io da assessore, il mio sindaco di allora, perché senza autonomia non andiamo da nessuna parte. Ecco. Grazie, grazie, un applauso per tutto il lavoro che hai fatto. Via, chiudo io, chiudo tu. No, voglio solo che la serata continua con il gruppo Macramè. Domani la celebrazione della messa è alle 20:30, segue poi la serata teatrale Francischelli, un Amletore di Napoli, di Carmine Borrino, da Napoli. Voglio solo dire che Castel San Giorgio fortunatamente è un paese desavoizzato, almeno questo. Grazie a tutti di essere intervenuti.